Salve. Salve. Prego. L'ho già vista. Glielo dico io dove l'ho già vista. L'ho vista nel negozio qui di fianco di stivali. Giusto? Guarda, ho riconosciuto gli stivali. Ho visto un viso noto. Ho riconosciuto gli stivali. Come ci si trova? Bene. Sono contenta. E gli altri? Effettivamente qualcuno nel negozio è venuto a chiedermi quegli stivali. Infatti li abbiamo finiti, proprio finiti, esauriti, di tutti e tre i colori. Quindi la ringrazio, insomma. No, no, è lo stesso proprietario questi due negozi e di solito sono dalle scarpe, però oggi una mia collega è in ferie, quindi la sostituisco io. Certo, certo, ci sono gli sconti, andiamo fino al 70%. Sono degli sconti incredibili, praticamente stiamo regalando. Ok. Va bene. Allora, se vuole un cappotto, ci troviamo già nel posto giusto. Allora mi dica, intanto è per lei, è un regalo, e la taglia? Ok, va bene, quindi poi se li prova lei. Perfetto. Prezzo, budget, ok. Non c'è problema, ne può prendere anche tre con quello, guardi. Se a parte uno o due ne può prendere veramente tanti. Sì, sì, guardi, abbiamo dei prezzi che non riuscirà a trovare da nessun'altra parte. Ok, allora, le faccio vedere un po' di tutto o qualcosa in particolare. Ok, il primo cappotto. Vabbè, allora le faccio come con gli stivali, le faccio un po' un resoconto e poi lei mi dice cosa le può piacere. Va bene. Allora, partiamo dai più semplici. Ok. Allora, il più semplice è proprio il cappotto per eccellenza, il cappotto che ogni persona più o meno ha, o comunque veramente un cappotto che si adatta a tutto, è questo qui. È il tipico cappotto color cammello. Allora, questo, se le dico il prezzo non mi crede, secondo me costa 30 euro. Sì, lo so, è incredibile. Allora, certo, certo, questo è al 70, però comunque costa veramente poco. Ok, allora le faccio vedere, è un cappotto molto molto semplice. Va bene per tutti i tipi di fisico, anche perché ha le spalle un po' più marcate, perché questo comunque, vede, anche se ha le spalle segnate, non è eccessivamente imbottito. Ok, qui abbiamo il colletto, vede, così si non va eccessivamente, comunque tutti i cappotti non vanno eccessivamente stretti, Allora, e vede, così, questo scollo molto elegante, è un cappotto sì molto classico, molto molto classico. Allora, non è troppo lungo, come vede, ha le tasche fatte in questo modo, abbastanza calde, devo dire, perché vede, un lato è di questo tessuto, quindi molto comodo. Allora, e le maniche sono così. Dietro è semplicissimo, con semplicemente una cucitura. Allora, sì, pochissimi bottoni, vede? Non si vedono neanche, perché vede, sono interni. Se ne pensa? Ok. Però lo tiro in considerazione, va bene. Sì, posso avere anche un altro color cammello, però col cappuccio e già un po' più pesante. Ha il cappuccio di pelo marrone scuro, no, troppo, sì, per quell'età un po' troppo col cappuccio, col pelo, sì, un po' più da signora. Questo invece è giovanile, è elegante, però
Sempre rimanendo sul classico, abbiamo, faccio vedere questo. Allora, guardi, glielo faccio provare quello col cammello. Ecco qui. Ok. Sì, guardi pure allo specchio. Come le sembra? È carino. Sta bene anche lei, guardi. Sì, è veramente bello. Ok, grazie. Poi magari se lo guardo poi riprovare. Adesso le faccio vedere un altro modello classico, appunto quello che stavo prendendo prima. Questo è il modello con cui ci alziamo di prezzo. Sì, questo viene 200, che sì, è più o meno il suo budget, però guardi, questo costava quasi 500 euro. Allora, questa è la differenza, perché il prezzo si alza molto perché è Made in Italy. Questa è una sottomarca di Max Mara, quindi ci alziamo molto di livello comunque. Allora, come vede, è questo grigio chiaro molto 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 bello, con questi bottoni di un grigio un po' più chiaro. Questo è molto caldo, sì, però allora le dico, sicuramente comunque questo lo potrà portare per altre 2 o 3 settimane, magari se va in montagna anche un mese, poi ovviamente se ne parla il prossimo inverno, però è un modello che non passa mai di moda, io le devo dire la verità. Allora, è un altro modello che veramente non è, soprattutto di questa qualità le durerà, cioè una vita. Sì. Perché comunque abbiamo. Allora, l'unica cosa è che devo sapere che tipo di fisico ha, perché questo cappotto è un cappotto a mela, si dice a mela perché ha le spalle un po' più larghe, vede, non sono per niente segnate, però le spalle un po' più larghe, vede qui in fondo si stringe un po'. Dopo magari glielo faccio indossare e capirà anche lei bene. Allora, è fatto, vede, di questo tessuto con un pelo molto 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 corto. Ovviamente non è pelliccia. Qui la scollatura è un po' più accollata e abbiamo questi bottoni, qui non ne abbiamo tanti anche qui. Le tasche sono fatte in questo modo, con dentro il tessuto, e si sente comunque, adesso glielo faccio provare, è molto comunque anche pesante, proprio invernale, infatti costa un po' di più, però le dico che questo, se le piace il modello e dura proprio a 20-30 anni, cioè accompagna una vita, anche perché c'è, cioè, adatto sia comunque a persone giovani che persone un po' più avanti con l'età, veramente. Sì. Allora, per questo cappotto non deve essere né troppo bassa la persona, perché sennò va a sottolineare il fatto che sia bassa, e cioè va a sottolineare, appunto, non va a esaltare la figura, ecco, in questo caso. Inoltre non sta particolarmente bene alle persone molto abbondanti di seno. Allora no. No, non va bene. Questo non va bene a forma mela. No, perché va veramente a accentuare molto. Sta bene alle persone comunque abbastanza regolari. Niente. Ogni persona ha il proprio cappotto. Ok, allora passiamo. Modello sempre semplice, però azzardiamo un pochino di più i colori. Allora, questo è Blue Girl Folie, molto bello. Sì. Allora, questo viene a 60. Guardi, è uno sconto veramente incredibile.
Qualità incredibile questo cappotto. Allora, infatti mi sorprende, è l'ultimo pezzo che abbiamo. Il penultimo l'ho comprato io, sì. Veramente, a me non servono cappotti perché ne ho tanti, però un cappotto rosso mi mancava e questo è stupendo. È un rosso molto acceso, il rosso è un rosso freddo, però veramente acceso, cioè questo si fa notare comunque. Certo non passa inosservata la persona che lo indossa, però è comunque molto portabile con veramente quasi tutti i colori, soprattutto sì, i colori invernali che sono di solito comunque neutri. Ci sta veramente bene, è un tocco di colore incredibile. Essendo comunque sul freddo, questo cappotto è adattissimo. E le dico la verità, secondo me un cappotto rosso è da avere prima o poi. Allora, glielo faccio vedere. Anche questo è proprio al colletto così molto alto. Ha questo colletto. Dietro ha un particolare, vede, c'è la marca col cuoricino. Molto carino. Allora, poi abbiamo tutti questi bottoni molto belli col dettaglio in oro. Allora, e c'è scritto appunto Bleu Girl for Lee, ancora la marca. Rigido. Poi abbiamo le tasche molto eleganti. Vedete, così. E sono anche molto calde, vede che all'interno abbiamo sempre questo panno. Ok. Allora, questa è un po' più rigida, nel senso che vede che le spalle sono ben marcate, sì, però comunque un modello che sta molto bene. In generale ha un po' tutti i fisici. Guardi, io l'ho preso che io le spalle vedo, le spalle molto larghe, però mi sta comunque secondo me bene, quindi va bene veramente a tutti i fisici. Cade molto regolare, è proprio leggermente svasato, la tipica forma insomma da femminile, però leggermentissimamente svasato, sta bene a tutti. Questo non è neanche tanto lungo. E vede, cioè veramente me ne sono innamorata. Glielo faccio provare. Questo fa una figura incredibile. Questo ha superato quello con il cammello, vero? Guardi, ma questo modello veramente è incredibile. Cioè, fra tutte, poi a parte che è una giacca rossa, prima o poi nel guardaroba è bello averla, un cappotto rosso, sì. Però poi questo modello bellissimo, un'occasione proprio incredibile. Va bene. Allora, questo per ora è il primo posto. Ai modelli un po' più particolari. Adesso le faccio vedere un altro modello. Questo è un po' più vintage, però è molto caldo. Anche questo particolare non passa inosservato. E poi le farò vedere tre cappotti con un po' di fantasia. Ok, allora. Lo so, è molto particolare, questo se lo deve vedere addosso, lo deve vedere addosso, sì. Allora, è fatto a mantella, quindi cosa vuol dire? Che questo, vede, cioè praticamente è molto largo, vede qui, abbiamo proprio, è largo, 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 cade largo, fa proprio quasi da coperta, e cade molto largo, cade proprio dritto, proprio per peso, questo sì. E questo è adatto sì all'inverno, però è di un'eleganza incredibile. Molte volte d'inverno, per non patire il freddo, rischiamo di magari metterci su il giaccone brutto ma caldo. Invece questo è caldo, è come avere sopra una coperta. È caldo ma elegantissimo, elegantissimo. Anche questo è made in Italy, quindi il prezzo si alza un po'. Costa 150. Preso in questo in sconto, uno sconto buono. Allora, questo è lana, è proprio un panno. Vede, questa scollatura no, non si chiude, non si chiude. Ha questa scollatura fatta così. Bello, lo so, è bello.
Bellissimo. Quindi proprio cade molto elegante anche dentro, guardi che bel tessuto, che bel colore. Dietro non ha solo una cucitura qui, molto sobria. E le maniche sono fatte proprio per essere extra, sì. È oversize questo cappotto assolutamente. E anche le maniche sono comunque abbastanza lunghe, le può tirare su quanto vuole, ecco. Lo vuol provare? Vedo che piace più a lei. Se vuol prendere un cappotto anche lei, sto tentando un po'. Sì. Allora, questo è. Sì, è un po' più particolare. Forse, ecco, per un primo cappotto un po' esagerato. Però sì. Se lo vuole provare. Vedi che anche questo c'è, non lo trova in giro molto, glielo dico. Anche questo già si fa notare, ma cioè si distingue, bellissimo, molto elegante. Se lo vuoi provare, glielo faccio provare. Questo lo provo per lei, beh. Ma è veramente bello. Cosa le dicevo? Sì, allora questo va portato comunque un po' coi tacchi, però già guardi, cioè questo cappotto con gli stivaletti, i tronchetti, non glielo dico, non, la sto tentando. Vabbè, può tornare anche un altro giorno se vuole, magari ci riflette un po', però le sta molto bene. Molto bene. Ok. No, la mia intenzione era quella di tentarlo. Allora, prossimo. Questo glielo faccio vedere, ma forse è un po' più. È un cappotto un po' più d'età avanzata. Allora. Questo è della Yumi. In realtà la Yumi è una marca comunque abbastanza per ragazze giovani, però sì, questo cappotto è molto particolare, sempre qui in finta proprio lana, come se fosse proprio della lana di pecora qui. Questa texture molto bella. Qui abbiamo del velluto, tutto qui. Leggermentissimamente scollato, appunto velluto qui, continua fino alla fine della giacca. Abbiamo le tasche fatte in questo modo. E dietro c'è la solita cucitura normale. E in fondo abbiamo di nuovo questo velluto, di nuovo questa fantasia. Sì, un po' troppo. Ok, è un modello sì molto bello. Allora, poi le mostro due modelli adesso, sempre con una fantasia, però molto giovanili, estremamente giovanili. Sì, allora, partiamo da questo. Allora, anche questo qui, guarda, è un prezzo veramente irrisorio, costa in costo 30. Allora, questo qui è un cappotto, sì, molto moderno. Allora, ha questo praticamente, questo sembra un panno addosso, è abbastanza caldo, anche se non sembra, comunque non è pesantissimo, è abbastanza caldo, non si chiude, cade molto morbido, fa tutte le onde, sì, molto carino. Ed è molto giovanile perché anche lungo, è lungo. Vedere fin qui, quindi si arriva praticamente a metà polpaccio, però le devo dire la verità, non è detto che non vada bene anche per le stature un po' più basse, perché comunque cade molto lungo e poi in aperto non chiude, quindi non nasconde il corpo. Questo è molto carino. L'unica cosa che insomma va bene
primo inverno e appunto il periodo che sta per arrivare, perché non perché non sia caldo in sé, ma perché è abbastanza stretto come modello, anche le maniche sono abbastanza strette, proprio è il modello che è così, quindi non ci può mettere i maglioni, ci può mettere solo magari dei maglioncini molto leggeri, un cardigan, qualcosa di comunque che non abbia troppo spessore, quindi non i maglioni, però molto bello, sì, secondo me adatto all'età. E appunto questa fantasia a quadri è nero, ce l'abbiamo anche bianco a righe nere, se vuole. Sì, portando la scuola dopo si sporca subito, bianco, ha ragione. Allora, appunto abbiamo questa fantasia a quadri molto carina, appunto righe bianche e cappotto nero. Sì, molto semplice, appunto è. Le dico la verità, secondo me può stare veramente bene. Lo vuol provare? Così guarda anche più o meno l'altezza, dove arriva. Allora, guardi, tenga. Tenga pure. Sì, questo ha le tasche, può sentire, sì. Sì, cioè non sembra mai caldo. Può anche regalargliene due, comunque anche due stanno nel budget. Sì, questo è un pochino più moderno, magari un po' più da tutti i giorni, però molto carino. Le piace. Allora, sì, è veramente carino. Allora, anche questo ci pensa adesso. Ok. Allora, poi passiamo al l'ultimo. Allora, abbiamo questa. Questa è con la fantasia Principe di Galles. Molto carina, sì. Allora, questa non è la fantasia Principe di Galles che forse ha in mente lei, perché quella un po' più famosa, che purtroppo abbiamo finito, è quella nera e bianca. Aveva presente questa. No, la fantasia Principe di Galles è anche questa. E questa è la tipica fantasia che vedeva, sa, sui, magari sulle giacche dei nonni. È tornata veramente prepotentemente di moda. Ho detto un anno in più. Ok. Ecco qui. Allora, come vede, molto elegante, sì, molto carino. Questo veste è un pochino largo, quindi ci può mettere anche un maglioncino sotto. Anzi, deve vestire un po' largo, per questo effettivamente è un po' leggero, quindi può cominciare a indossarlo giusto fra 2 settimane, però è perfetto anche per l'autunno prossimo. Allora, secondo me questa fantasia quanto durerà? Durerà 2 o 3 anni, dopo passerà un po' di moda. Quindi anche questo costa 40, e sì, cioè non è un cappotto che userà sempre, però è un cappotto che può piacere molto in questi anni, ecco. Sì, per il prezzo comunque può portarla anche 2 o 3 anni, ecco. Molto bello. Allora, glielo faccio vedere, appunto questa scollatura qui e un bottone, sì, uno. Ha queste tasche, glielo faccio vedere qui, queste dentro. Ha queste tasche appunto un po' vintage, molto belle, molto eleganti. E appunto vede che ha dei particolari, ha delle righe azzurre, e delle righe azzurre verticali e delle righe arancioni orizzontali. Molto carina, sì. E sì, le maniche sono fatte apposta, proprio giuste, non sono lunghissime. Se lo vuole provare. Ok. Quello rosso, sì. Ok, anche l'altro. Ma sì, cioè spende meno di 100 euro con due cappotti. Va bene. Va benissimo, guardi. E poi magari la vedrò la settimana prossima, se decide che fare l'investimento, quel cappotto.
Per me sì, glielo dico la verità. Però, insomma, giustamente comunque non sono pochissimi soldi. Rispetto al modello sì, però insomma 150 euro bisogna un attimo valutare se ne ha veramente bisogno. Però le assicuro che quello, cioè, le dura proprio anche quello una vita. Non passa mai di moda, nel senso che non è. È un modello particolare, quindi non passa di moda perché è molto particolare, molto elegante, si può portare sempre. Sì, poi quell'arancione è molto invernale, un po' spento, bellissimo. Ok. Allora adesso guardi. Se le vuole riprovare per essere sicura. E poi sì, può passare benissimo alla cassa. Ok. Allora gli metto io la cassa. Sempre così tanta fiducia. Le auguro una buona giornata. Arrivederci.